Guido Volpedo di Italy. Allora, io vivo a Venezia adesso, segretario, non ci conosciamo da tempo, ma il tuo discorso fa sì da, cioè, un vecchio cronista parlamentare, si può riassumere nell'idea che Venezia è la battaglia emblematica di queste elezioni? Cioè, tu hai fatto dei nessi molto interessanti e in gran parte credo condivisibili, no? Che quello che succede qui ha un valore che interessa gli elettori veneziani, ma interessa l'Italia, interessa il mondo. Quindi, quando si conteranno i voti e Baretta dovesse andare, come noi tutti speriamo, al ballottaggio, questa diventa la battaglia più interessante, forse più importante di quelli. È chiaro che questo tipo di gradatorie è difficile per un segretario di partito doverle fare, perché domani quando andrai in campagna ti potrebbero chiedere la stessa cosa. A Bari, ecco. Però no. Venezia ha questo valore per cui noi giornalisti potremmo dire per Zingaretti questa è la battaglia? Beh, nel mondo dei sindaci italiani non c'è dubbio che si guarda a poche città, e tra queste pochissime, bastano le dita di una mano, c'è Venezia, perché è palese la sua proiezione planetaria e mondiale. In termini di pulizia della politica del problema, sì, perché si vota per il sindaco della città. Purtroppo in un tempo nel quale i temi della politica tendono a costruire nuvole fumogeni per nascondere poi quasi il tema su cui si vota, e quindi sì, noi faremo di tutto per ricondurre la battaglia al cuore della scelta, e la scelta è chi è il miglior sindaco per Venezia, e Baretta è il miglior sindaco, è meglio Baretta, se potessi dire come slogan delle ultime settimane, perché non è in gioco il destino di un partito, di un progetto, no, è in gioco la possibilità delle famiglie di questa comunità di vivere meglio, e per questo obiettivo è meglio Baretta. In questo sì, è una battaglia simbolica, mi permetto di dire, di pulizia e di logica della politica. Avere il coraggio di ritornare alle origini di una scelta, mi permetto di dire, anche oltre gli schieramenti dei partiti, perché il sindaco, anche il sistema elettorale lo prevede, non lo dovrei dire io che sono segretario di un partito, ma il consenso o meno su un sindaco deve andare oltre l'appartenenza a un partito politico. La legge elettorale alle origini prevedeva esattamente questo, con il doppio voto. Si vota il sindaco e poi si sceglie l'appartenenza politica, o addirittura si vota solo il sindaco, perché il sindaco è il capo di una comunità che, quando svolge questo ruolo, chi ce la fa, deve andare anche sicuramente oltre alla rappresentanza di coloro che li hanno votati. Quindi da questo punto di vista sì, è molto importante, perché la sfida è quella di ritornare al cuore della sfida. Il cuore della sfida è dare a Venezia il miglior sindaco possibile, e per la sua storia e quello che ha fatto negli ultimi 300 giorni, almeno solo negli ultimi 300 giorni, è palese che per questa città è meglio lui che non altri, prigionieri di schemi ideologici che casomai il futuro di Venezia, se si fossero affermati negli ultimi 200 giorni, l'avrebbero distrutta. Questa è la verità.